abbiamo detto che il concetto di trasformazione sostanziale rimane abbastanza fumoso, abbastanza indeterminato. Però le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario contengono tre allegati molto interessanti: l'allegato 9, l'allegato 10 e l'allegato 11. In questi allegati sono elencate alcune trasformazioni specifiche che sono da considerare come conferenti l'origine. In particolare l'allegato 10 indica quelle che sono le trasformazioni sostanziali per il mondo tessile. Un esempio: nell'allegato 10 ci viene detto che un abito può essere considerato originario se nel paese è avvenuta la confezione completa di quell'abito. Ossia, per confezione completa andiamo a definire tutte le lavorazioni successive al taglio dei tessuti. Quindi vedete, abbiamo una regola specifica per cui il tessuto può essere di origine cinese piuttosto che di origine indiana, ma tutte le fasi successive di lavorazione devono avvenire nel territorio nazionale perché il prodotto finito possa essere considerato made in Italy. E vedremo che su questo aspetto purtroppo ci sono dei profili di incompatibilità con la nuova norma, peraltro già in vigore, ma la cui efficacia è differita al 1° ottobre, la cosiddetta Reguzzoni-Versace, che dopo andremo a vedere in dettaglio. A livello documentale, l'origine della merce si concretizza nel cosiddetto certificato d'origine rilasciato dalle Camere di Commercio. Quindi il documento che attesta l'origine non preferenziale della merce è il certificato d'origine. Una sola parentesi sul certificato d'origine. Attenzione! Le dichiarazioni presenti nella domanda di rilascio di questo certificato d'origine, che compila un dipendente dell'azienda, sono da considerare dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Quindi impegnano anche penalmente il legale rappresentante dell'azienda richiedente il certificato d'origine. Quindi attenzione alla compilazione delle domande di rilascio. E soprattutto su prodotti acquistati e rivenduti tali quali, quindi ad esempio il pezzo di ricambio che si acquista e si commercializza senza una trasformazione, bisogna essere certi che quella merce abbia una particolare origine, che vado poi a dichiarare nel certificato, e per essere certo non posso che spostare la responsabilità sul mio fornitore chiedendo al mio fornitore una dichiarazione firmata dal legale rappresentante in cui egli attesti l'origine della merce che mi sta fornendo. Solo a quel punto potrò legittimamente presentarmi in Camera di Commercio e richiedere il mio certificato d'origine dichiarando nel campo 3 del certificato Country of Origin, European Community, tra parentesi, Italy. Passiamo agli aspetti legati all'etichettatura del prodotto. Sfatiamo un mito: ad oggi non esiste all'interno della Comunità Europea alcun obbligo di indicare il made in sul prodotto commercializzato. Quindi non esiste un regolamento comunitario che imponga un obbligo di indicazione del paese d'origine sul prodotto. L'indicazione del made in è una facoltà. Peraltro dal 2005 è alla lettura del Parlamento, poi adesso c'è un ritorno alla Commissione, una proposta di regolamento che vuole rendere obbligatorio il made in per alcuni settori specifici: tessile, calzaturiero, pelletteria, ceramica e gioielleria. Però ancora non è in vigore questo regolamento, quindi ad oggi un obbligo non sussiste. Però attenzione, attenzione, perché con la finanziaria 2004, articolo 4,49 della legge 350, è stato introdotto il reato di falsa o fallace indicazione d'origine. Quindi rilevanza penale per le false o fallaci indicazioni d'origine. Sulla falsa indicazione d'origine non c'è molto da dire, perché la falsa indicazione d'origine è la posizione dell'indicazione made in Italy su prodotti che non hanno diritto ad essere considerati made in Italy. Quindi su prodotti che ai sensi della normativa europea sull'origine non possono essere qualificati come made in Italy. Banalmente, acquisto un abito dall'India, un abito
da rifinire, lo rifinisco nel territorio nazionale, la rifinizione non è attività conferente l'origine, lo metto in commercio dichiarando abito made in Italy, sto facendo una falsa indicazione d'origine e quindi sono passibile di denuncia penale per violazione dell'articolo 4,49. Chiaro, no? Falsa indicazione d'origine. Molti più problemi ce li dà la fallace indicazione d'origine. La fallace indicazione d'origine consiste nell'uso di segni, figure e quant'altro possano trarre in inganno, possano indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Quindi, pur non indicando o anche indicando l'origine effettiva del prodotto, se io traggo in inganno il consumatore apponendo segni, figure o quant'altro, quindi la fattispecie è molto ampia, mi può essere contestato il reato di fallace indicazione d'origine. E attenzione, perché su questo punto sono nati seri contrasti con il codice del consumo, perché il codice del consumo impone a tutti gli imprenditori che mettono in commercio merce sul territorio nazionale di indicare quantomeno nome, ragione sociale o marchio e sede dell'impresa importatrice o produttrice. Che succede però se il mio prodotto viene importato dalla Cina? Chiedo al mio fornitore cinese di etichettarlo già in maniera compliant rispetto al codice del consumo, quindi chiedo di indicare il mio indirizzo, perché poi quando commercializzerò questo prodotto quell'indicazione sarà considerata indicazione obbligatoria per il codice del consumo. Bene, alcuni verificatori hanno contestato che la posizione dell'indirizzo Parma Italy sul prodotto in entrata, senza altre indicazioni d'origine, sia una fallace indicazione d'origine. Perché? Perché il consumatore, quando andrà a acquistare quel prodotto, potrebbe essere portato a pensare che Parma Italy non sia solo l'indirizzo dell'imprenditore importatore in questo caso, ma sia l'indirizzo in cui il bene è stato fabbricato. E quindi da una parte il codice del consumo mi impone di indicare il mio indirizzo, dall'altra i verificatori mi contestano l'indicazione di un riferimento geografico al territorio italiano perché costituisce fallace indicazione d'origine. E su questo punto è intervenuta una circolare dell'Agenzia delle Dogane che ha aiutato direi abbastanza gli operatori. Questa circolare ha detto: per evitare qualsiasi contestazione all'atto dell'importazione è sufficiente segnalare al consumatore che si tratta di un prodotto importato, senza necessariamente dire che è stato fabbricato in Cina piuttosto che in India. Quindi banalmente apporre prima della ragione sociale o marchio e indirizzo la dicitura, la locuzione prodotto importato da due punti azienda Alfa Parma Italy. Questo importato da ci permette di vincere la fallacia dell'indicazione dell'indirizzo dell'imprenditore. Chiaro questo punto?